Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi per due giorni di fila. Oggi parleremo dei piani di Microsoft di portare l'xCloud anche su altre piattaforme, delle intenzioni di Nintendo di esplorare il mondo dell'animazione e del pessimo stato in cui si trova Google Stadia. Ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi, se volete, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, così magari riesco a comprarmi anche Resident Evil Village, la butto là, dove tra l'altro troverete i memini in HD, tantissima roba! Partiamo con qualche notizia da trattare al volo. Ieri abbiamo parlato degli ottimi risultati di New Pokémon Snap. Beh, le sorprese non finiscono di certo qui. Se i primi giorni sul mercato avevano indicato un'ottima accoglienza da parte della fanbase, in realtà già solo i primi due giorni di pubblicazione hanno fatto registrare un record non da poco. Il gioco infatti si è confermato come il titolo più venduto in assoluto di aprile 2021 nelle classifiche del Regno Unito, ok? Che magari sarà stato un mese particolarmente moscetto per quanto riguarda le uscite videoludiche, ma mai mi sarei aspettato un trionfo del genere da parte di New Pokémon Snap. E a questo punto sono curiosissimo di vedere i comunicati ufficiali da parte di Nintendo. Complimenti anche a Bandai Namco. E visto che ci siamo, anche un breve accenno a Returnal, dato che stasera uscirà la prima patch importante del gioco, che a quanto pare metterà mano al sistema di salvataggio, uno degli aspetti più controversi dell'avventura targata Housemarque. Su questo dovremmo in verità aprire un capitolo intero, ma è paradossale la situazione che si è venuta a creare. Sostanzialmente l'unico modo per non perdere i progressi fatti durante una run è quello di mettere la console in modalità standby. Peccato che l'utenza PS5 sia terrorizzata da questa modalità, visto che sin dal lancio la PS5 ha dato dei problemi in modalità riposo. E inoltre, di base, la console, se lasciata in questo stato, applica automaticamente nuovi aggiornamenti di sistema, chiudendo tutte le app in esecuzione. La stessa Housemarque per ora consiglia di disattivare questa feature di PS5 per non rischiare di perdere i propri progressi, che insomma non è proprio una soluzione ottimale. Staremo a vedere cosa succederà con la patch di oggi. Io intanto sono riuscito a finire il gioco alla faccia dei noob che vogliono a tutti i costi un sistema di salvataggio automatico. Voglio che sia messo agli atti. Poro ce l'ha fatta. Yeah. Bene poracci, continuiamo a parlare del caso Apple contro Epic Games, perché continuano a trapelare una quantità di informazioni fino ad ora riservate, tramite documenti interni e comunicazioni via email rese pubbliche durante il processo. Dopo Samus in Fortnite possiamo avere un'idea più chiara delle politiche espansioniste di Microsoft e la volontà di portare il suo xCloud anche su altre piattaforme. Siamo di fronte al più grosso datagate del 2021 e pensare che fino a qualche mese fa leak del genere avvenivano tramite hacker che si intrufolavano nei database delle grandi aziende, ora invece queste sono costrette a rendere tutto pubblico dalla legge stessa. Come cambiano i tempi? Comunque, in queste email, il capo di Xbox, Phil Spencer, scrive con tono molto pacato ed amichevole al CEO di Epic Games, Tim Sweeney, rassicurandolo sulle sue intenzioni future. La lettera è datata agosto 2020 ed è parte di un botta e risposta tra i due manager, dove Sweeney invitava Phil Spencer a rendere gratis l'accesso al multiplayer online dei free-to-play sull'Xbox, in concomitanza con l'arrivo della stagione 14 di Fortnite, scenario che in realtà si è concretizzato solo in questi giorni. Spencer quindi scriveva di essere indietro con la sua tabella di marcia, ma di non aver rinunciato a progetti come quello dell'online gratis anche senza Gold, che avrebbe incluso ovviamente anche Fortnite, e la possibilità di portare l'xCloud anche su altre console. Ma insomma, vi immaginate che piccola rivoluzione sarebbe avere il gaming in streaming di Microsoft su Switch? L'xCloud è recentemente approdato anche su iOS e PC tramite browser e le intenzioni di Microsoft sembrano quelle di voler colonizzare quanti più device possibili. Certo, mi immagino non sia cosa semplice tirare fuori un accordo del genere con Nintendo e se mai dovesse accadere, credo si tratterebbe di un servizio limitato alle sole esclusive Microsoft, ma comunque significherebbe poter giocare in streaming
titoli del calibro di Halo, Gears e Forza Horizon. Secondo voi vedremo mai uno scenario del genere? Magari anche su PlayStation? Ieri poi abbiamo parlato anche dell'eventualità che Nintendo decida di rivitalizzare un brand come quello di Metroid tramite l'improbabile collaborazione con Epic e Fortnite. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, in una recente intervista ha aperto le porte a uno scenario ancora più interessante. L'azienda di Kyoto infatti potrebbe puntare su un ambito diverso da quello del gaming, ovvero l'animazione. In una recente intervista con Fast Company, Furukawa ha discusso in modo approfondito la lavorazione del film di animazione dedicato a Super Mario, che vedrà la luce nel 2022. Della pellicola non si sa ancora praticamente nulla, se non che sarà coprodotto da Chris Melandri e Illumination Entertainment, la casa dietro al film del calibro di Cattivissimo Me, Minions e il Grinch, e da Shigeru Miyamoto. Se avete un po' di tempo vi consiglio di leggere tutta l'intervista, perché rassicura parecchio sullo stato della lavorazione del progetto, che sembra essere portata avanti con molta più cura e attenzione di quella che fu dedicata all'adattamento live action del 1993. Quello che è interessante è che Furukawa esprime a più riprese l'intenzione di Nintendo di portare le sue IP anche al di fuori del mondo del gaming, per esplorare dei territori solitamente estranei alla comfort zone dell'azienda. Questo significa che il film di Super Mario potrebbe essere solo l'inizio di una nuova ondata di esperimenti di animazione dedicati a tutti i franchise della grande N. Se, come promette Furukawa, il focus principale sarà sempre sui giochi e sull'innovare attraverso il medium videoludico, quello di investire seriamente sull'animazione potrebbe essere un'ottima strategia per rivitalizzare brand in stallo da qualche anno, dormienti da decenni o, perché no, per massimizzare sulla popolarità di big del calibro di Mario e Zelda. Insomma, perché non reintrodurre il pubblico ad F-Zero tramite una serie animata? O spingere il prossimo gioco di Pikmin con dei nuovi corti in CGI? O dai, fatemi sognare, magari un film intero dedicato a Samus con una rivisitazione degli eventi visti nella trilogia di Prime. Insomma, le possibilità sono tante. Voi poracci vorreste vedere adattato in un film, in una serie animata, qualche gioco in particolare? E in chiusura, poracci, vorrei brevemente parlare della situazione Stadia, perché per il sistema di gaming in cloud di Google si mette sempre peggio. Proprio in questi giorni Google ha infatti annunciato che John Justice, uno dei nomi chiave dietro al progetto Stadia, ha lasciato la compagnia. Questo abbandono è solo l'ultimo tassello di una serie di avvenimenti disastrosi che non fanno presagire nulla di buono per il futuro di Stadia. Si va dalla chiusura degli studi interni avvenuta a gennaio fino all'abbandono di Jade Raymond, che ha subito fondato Haven, uno studio che si occuperà di sviluppare in esclusiva per PS5. Altri 6 componenti importanti del team Stadia hanno proprio in questi minuti deciso di raggiungere Raymond, lasciando il gaming in cloud di Google appeso a un filo. Insomma, la stessa Google sembra non avere più fiducia nel progetto, che si è ridimensionato enormemente rispetto alle pompose promesse fatte durante il reveal. Stadia sembra veramente in panne. Nell'unico segno di vita dato da Google negli ultimi mesi è stato quello di aggiungere una barra di ricerca nel sistema operativo, dopo 500 giorni senza questa funzionalità base. Insomma, poracci, ormai è solo questione di tempo per Stadia e sono sicuro che Google molto presto, magari all'inizio del 2022, deciderà di staccare la spina e rinunciare a questo progetto fallimentare. Questa dimostrazione che per entrare in un mercato attivo e pieno di competizione non basta solo un capitale illimitato, serve innanzitutto una visione strategica e un'azienda che sappia muoversi nel campo. Tutti fattori colpevolmente trascurati da Google. Che ne sarà di Stadia? Diventerà fra qualche anno uno sbiadito ricordo ricercato solo tra collezionisti? E ritorna anche il sondaggione. Vi ho chiesto se, secondo voi, vedremo mai Samus Aran su Fortnite. E il 70% di voi è convinto che questa collaborazione non prenderà mai forma. Come scenario probabilmente è corretto, però non dimenticatevi che, per quanto vi possa far schifo Fortnite, è comunque uno dei giochi più giocati in assoluto e può rappresentare una vetrina di esposizione in grado di far gola anche a Nintendo, che magari potrebbe decidere quantomeno di intavolare una discussione con Epic Games. Non si sa mai. Quello che è certo è che vedremo un altro sondaggione, quindi mi raccomando, tutti belli pronti sul community post e votate, votate, votate! E questo era tutto per oggi. Poracci, vi ringrazio per il feedback sotto lo scorso video, non mi immaginavo saremmo ripartiti subito così bene. Che dire, vi ringrazio di cuore e ci vediamo domani per un altro TG Poro. Io sono il Poro Cloud, Michele Stadia, ciao!